State per vedere un video della serie Non era una brava persona, rubrica dedicata a un approccio simpatico e senza pretese alla letteratura italiana. Come potete vedere, il titolo è seguito da una faccina con un sorriso al contrario. Tale faccina, detta anche emoji, nel gergo visuale condiviso dalla società dell'immagine, indica ironia, scherzo. Ciò è volto a sottolineare che il suddetto titolo è ironico. Non dissacrante, non sarcastico, ironico. Avvertenze. La visione del video è sconsigliata a chi prende la vita troppo sul serio e chi non è disposto a tollerare approcci poco accademici allo studio delle discipline umanistiche. Peace and love, guys. Ah, quest'ultima cosa non è ironica, eh? Amiamo la letteratura italiana, è di una bellezza disarmante. Ben trovati cari lettori e ben trovate care lettrici ad un nuovo episodio di Non era una brava persona. E come avete visto dal titolo, il protagonista dell'appuntamento di oggi è Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Futurismo, nome che tutti penso abbiamo sentito almeno una volta nella vita, che come sempre in questa rubrica io vi presenterò da un punto di vista completamente diverso rispetto a quello che di solito si trova nei libri di scuola. Se è la prima volta che capitate qua, io sono Martina, non vi aspettate una lezione accademica su Filippo Tommaso Marinetti perché non sarà così. Anzi, per restare fedele allo scrittore protagonista dell'appuntamento di oggi, vi dico che non ho fatto il solito schemino ben organizzato, preparato, no, ho degli appunti sparsi, proprio in tutta sincerità, fogli sparsi, perché stavo cercando di rendere questa cosa un pochino più organica, ma lo spirito di Marinetti, così travolgente, coinvolgente, in qualche modo mi ha spinto a seguire il paroliberismo e quindi il flusso cosmico dei miei pensieri. Cercherò di essere comunque ordinata, di non andare troppo fuori dalle righe, se è possibile, se posso, non vi assicuro niente. Filippo Tommaso Marinetti. Ammetto, lo ammetto in tutta sincerità, io di Filippo Tommaso Marinetti, prima di prepararmi per questo video, sapevo pochissimo perché, e mi darete ragione, lo so, nei libri di scuola su Filippo Tommaso Marinetti c'è veramente poco. Ci sono sempre le stesse cose, si parla del manifesto del futurismo, ci sono quelle belle poesie antologizzate che hanno tutte quelle onomatopee, no? Zang, tum, boom, bung, dum, tutte quelle cose lì che ci servono anche tanto e che io perlomeno a scuola media utilizzo tantissimo perché ci si può giocare molto, no? Con i suoni che vengono decantati nella poesia futurista, si può lavorare tantissimo nei laboratori di poesia, ma della vita di Marinetti e delle sue stranezze non ne sapevo così tanto, quindi mi sono documentata e condividerò con voi nel video di oggi quanto ho scoperto. Vi devo dire che innanzitutto sono rimasta piuttosto delusa. Perché? Perché io ho sempre apprezzato il nome, Poi sulla personalità vedremo perché insomma un tipo un po' particolare, non è che è uno che si può amare alla follia, certo certi aspetti un po' discutibili ce li aveva, però io ho sempre creduto che questo suo nome avesse qualcosa di, non lo so, mi risuonava profondamente questo Filippo Tommaso Marinetti, lo reputo anche musicale come suono, come nome e quindi l'ho sempre apprezzato, ho sempre detto che bello, che bel nome, Filippo Tommaso. E invece che cosa scopro? Che non si chiamava veramente così. Voi lo sapevate, io no, l'ho scoperto da poco. È anche difficile riuscire a capire veramente come si chiamasse, perché all'anagrafe milanese era registrato come Emilio Angelo Carlo. Nacque però ad Alessandria d'Egitto il 22 dicembre del 1876. Ciononostante, questo nome non è l'unico che aveva, perché pensate che da giovane si presentava come Filippo Achille Giulio per esattezza, però nel diploma francese appare come nome Philippe Achille Émile, non Giulio, Émile. Quindi già la questione è alquanto complicata all'inizio, proprio all'inizio della faccenda. Nasce ad Alessandria d'Egitto, papà e mamma vivevano more uxorio, cioè erano conviventi, non erano sposati legalmente, ed erano anche due personaggi singolari. Il padre si chiamava Enrico, era un avvocato civilista ed era impiegato al canale di Suez, la società che stava lavorando lì, nonché legale personale del pascià, ragion per cui era ricco. Filippo Tommaso o Filippo Achille o Filippo Achille Mille, chiamatelo come vi pare, lui amava farsi chiamare semplicemente Marinetti, quindi forse dovremmo chiamare così Marinetti, punto e basta. Stava
stava bene di famiglia e questo condizionerà e determinerà la sua carriera perché il padre lo finanzierà abbondantemente per tutte le follie che gli passeranno per la testa. Della sua infanzia sappiamo molto poco. Sappiamo molto poco anche perché Marinetti era un gran creativo, era un po' un mitomane e amava circondarsi di un alone leggendario, per cui tante storie che riguardano la sua infanzia non si sa se sono realmente accadute oppure se sono frutto di immaginazione. Per esempio, c'è quella storia carina che appartiene sempre all'ambito della leggenda, perciò prendetela molto molto con le pinze, per cui una volta, per manifestare il suo disappunto nei confronti del mondo, da bambino si affacciò alla finestra, aprì i pantaloni e decise di versare lacrime d'angelo su tutto il quartiere. Perché sì, così viene definita da lui, rubinettante ed arcuato getto di liquida beffa. Abbiamo capito di che si parla? Ecco, questo per inquadrare un po' questo personaggio, se è possibile inquadrarlo, perché non è possibile, lui va fuori da tutti i quadri, anzi da tutte le figure geometriche. I genitori, per cercare di risistemarlo un pochino, lo spediscono dai gesuiti e pare che anche lì la cosa non sia andata molto bene, perché si è subito inimicato i suoi docenti. Innanzitutto ha introdotto a scuola i romanzi di Émile Zola, che erano considerati proibiti, che erano troppo licenziosi e quindi non potevano essere letti, ma non solo, gettò in una zuppiera un libro nel quale Garibaldi, suo eroe, era definito un brigante. Sempre da prendere tutto con le pinze, bla bla bla, perché abbiamo capito che forse alcune di queste cose non sono pura verità. Fatto sta che viene espulso da questa scuola dei gesuiti e viene mandato a Parigi. Il diploma lo consegue nel 1894, ma con il minimo dei voti. E poi succede una cosa pazzesca, perché se avete seguito gli altri episodi di Non era una brava persona, sapete che generalmente gli scrittori che noi propiniamo ai nostri studenti a scuola dicendo loro che lo studio è molto importante, non sono mai riusciti a conseguire la laurea. Invece Marinetti ce la fa. Marinetti si iscrive in giurisprudenza e si laurea in Italia, a Genova, e vince anche un concorso di composizione. Anche perché aveva iniziato a scrivere e, badate bene, lui inizialmente scriveva in francese perché pare che la lingua italiana gli riuscisse un pochino difficile, un po' macchinosa, non era proprio spedito con la lingua italiana. Poi aveva questo look appariscente, al quale ho cercato in qualche modo nel mio piccolo di prestare omaggio, con panciotti, cravatte, dei papillon sgargianti. Il padre, che vi dicevo prima lo finanzia abbondantemente, gli permette di fare la bella vita e quindi inizia ad andarsene nei circoli, nei salotti, fa un pochino quello che gli pare. Ora c'è quest'altra storia che sempre sta lì a galleggiare, no, nell'alone della leggenda. Pare che un giorno lui fosse in giro con la sua auto, ricordiamoci che futuristi, amore per la velocità, ma ci arriveremo meglio, dopo ci torniamo, era in giro con questa sua auto quando, per schivare dei ciclisti, finisce in un fossato. Viene quindi recuperato da questo fossato e sembra risorto. Improvvisamente pare che l'illuminazione lo abbia colpito, che questa caduta nel fossato abbia rappresentato per lui la discesa nella selva oscura da cui poi è risalito, ripescato da dei suoi personalissimi Virgili. Fatto sta che questa risalita lo conduce all'illuminazione, all'epifania, per cui capisce che deve fondare un movimento e che questo movimento deve essere impostato sull'idea del futuro. Idea del futuro, quindi futurismo. Idea che viene contenuta nel celeberrimo manifesto, questo sì, antologizzato praticamente in tutti i libri, il Manifesto del Futurismo, che era stato pubblicato in varie riviste italiane, ma che poi arriva a Proda, ad un giornale francese molto celebre, allora anche molto prestigioso, cioè Le Figaro. Il 20 febbraio del 1909 arriva quindi sulle Figaro, anche se pure lì non è che ci sia arrivato perché avesse avuto questa potenza, questa idea innovativa che aveva fatto impazzire i redattori per pubblicarlo. No, pare che sia stato favorito dall'intermediazione di Mohamed El Rashi Pasha, che spero si pronunci così, che era azionista del quotidiano,
conoscente del padre, ma soprattutto pare che Marinetti avesse in quel momento una frequentazione con la figlia di lui. E quindi andiamo al manifesto del futurismo, perché Marinetti è famoso principalmente per questo motivo. Che cosa ci dirà mai questo manifesto? Io credo che sia importante perché ci fa capire qual è l'idea che sta alla base di tutto il suo pensiero e che è diventata un po' iconica anche per noi. Guardiamo alcuni di questi punti, sono 11 i punti che compongono il manifesto del futurismo. Per esempio, punto 1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. E vabbè, fin qui ci siamo, no? È un po' di esaltazione, sì. Ce n'è un po' tanta qui di esaltazione, comunque sì. Quindi amor del pericolo, abitudine all'energia e alla temerità. Perciò, corollario, punto 2 del nostro manifesto, il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Quindi l'impronta è chiaramente poetica e da qui si salta al punto 3, che si dedica in maniera particolare alla letteratura. Qual è la poetica dei futuristi e quindi fondamentalmente di Marinetti? La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi ed il sonno. No, scusate, pensavo ai miei alunni che probabilmente per certi versi potrebbero essere d'accordo, no? Che l'ora di letteratura un po' fa calare la palpebra. Però continua. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. Scusate il tono epico, ma un po', cioè te lo richiama, quando leggi queste cose è sempre quello spirito di Marinetti che si impossessa un po' e ti fa parlare. La bellezza, vediamo il punto 7, ecco, la bellezza è solo nella lotta. Nessun'opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. Quindi, fine delle contemplazioni bucoliche, ciao Leopardi, ciao Pascoli col suo nido familiare e tutte quelle belle cose della natura. No, nessun'opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. E poi si arriva al punto 9, che è probabilmente quello più famoso, perché quando si pensa ai futuristi si pensa immediatamente a questi interventisti focosi, guerrafondai. Infatti il punto 9 dice: noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. Ed ecco quindi uno dei motivi per cui Marinetti, diciamo che alle donne in generale non fa molta simpatia, ma ve l'ho detto prima, è un tipo particolare che non si può apprezzare per tutto quello che dice. Però comunque andiamo avanti. Punto 10, altro punto che a noi amanti della lettura fa grandissimo piacere, no? Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie. Cioè, insomma, partendo da questo presupposto capiamo che l'intento non è proprio pacifico, ma questo l'avevamo anche inteso in qualche modo, no? Bene. A questo va aggiunto che il manifesto è sì, un po' appunto un manifesto, non è l'unico, ne scriverà tantissimi, però si correda di una serie poi di applicazioni pratiche di queste idee, come per esempio le serate futuriste, che immagino conosciate almeno per sentito dire. Se non le conoscete ne parliamo adesso. Cosa sono queste serate futuriste? Erano delle serate nelle quali appunto questi signori si riunivano e cominciavano a fare dei giochi anche linguistici, sapete, il paroliberismo, queste parole in libertà, il verso libero che non deve essere condizionato da nessun tipo di regola, di formula metrica, però avevano anche questa bella abitudine di prendersi proprio a pesci in faccia, nel senso che si gettavano parolacce l'uno contro l'altro. Cioè, un ristorante in Italia di cui non farò il nome, dove questa pratica è ancora in uso. Si va lì, il cliente va lì consapevole, cioè proprio masochisticamente consapevole, che verrà preso a insulti e parolacce. E c'è gente che ci va perché proprio prova piacere per questa cosa, quindi in realtà direi che proprio anacronistici e passati di moda, demodé, questi futuristi non sono, anzi ha lanciato una moda che tutt'oggi ha un suo seguito, ma vedrete che ancora ce li ha degli altri seguiti il futurismo. Dunque, in questi anni nostro Marinetti comincia a scrivere delle cose in particolare per il teatro, perché sì, erano poeti sti futuristi, però si dedicavano moltissimo anche all'allestimento scenico. Marinetti scrive un'opera teatrale che noi tradurremo in italiano con Il re Baldoria, che restò in scena soltanto per tre serate, Sepolta,
questa opera sepolta dai fischi. Lo stesso Marinetti la fischiò, cioè lui si mette lì, lui l'autore, capito? Si mette lì e fischia l'opera, fischia se stesso, quello che lui stesso ha creato. Io dico, immaginate, no? Un Giosuè Carducci, per esempio, che va lì e si mette a smontare o a prendere in giro, non so, Pianto Antico, che è un'opera importantissima, tra l'altro molto profonda, dove lui parla di una grave perdita. No, ecco, questo fa Marinetti, va lì e dichiara proprio col suo agire personale, in prima persona, mettendosi lì in prima linea, dichiara che tutto sommato anche l'artista può prendersi meno sul serio. E vi devo dire che da questo punto di vista, perlomeno da questo punto di vista, mi trovo d'accordo con lui, altrimenti non starei facendo sto tipo di video, starei facendo un video molto accademico, molto professorale, così serino. Questa parte è vietata ai minori, perciò se state vedendo questo video insieme a vostro figlio che va alla scuola elementare, magari un attimino mandatelo di là con una scusa, ditegli di andarvi a prendere una cosa al bagno, perché è meglio che questa parte non la senta. Allora, che succede? Nel 1910 viene pubblicata un'opera di Marinetti che si intitola Mafarca il futurista. Di che cosa parla? Per farvi capire fino a che punto si può arrivare. Mafarca il futurista è la storia, racconta le avventure di un re africano, appunto Mafarca. Il libro si apre con uno stupro di gruppo e nel capitolo secondo, se non mi sbaglio, ci si riferisce al membro di 10 metri sfoggiato dal re. Ovviamente capite che questa opera pubblicata nel 1910 fu censurata immediatamente, anche se ci furono dei grandi estimatori. Per esempio in Francia, i francesi sapete che arrivano sempre prima dal punto di vista culturale, in quel periodo lì sono molto aperti, molto progressisti, acclamano l'opera, la considerano un romanzo di altissimo livello, cioè qualcosa che ha superato qualsiasi aspettativa. E lo stesso Capuana, Luigi Capuana, avete presente? Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, disse che l'opera è una conquista del pieno possesso della libertà spirituale dell'individuo. Ciò nonostante in Italia fu sequestrata, denunciata per oltraggio al pudore, inizialmente fu assolta nel 1910 stesso, ma poi fu condannata in appello e anche in Cassazione. Che dirvi? Altro su Marinetti, beh, sul suo pensiero abbiamo già desunto qualcosa, sulla sua libertà e su questa teoria che stava alla base dell'abbattimento di tutte le barriere in nome di un'aggressività e anche di una vitalità panica, ma anche c'è l'aspetto relativo alla sua passione per le donne. Ormai ne abbiamo visti diversi scrittori nel corso di quest'anno di Non era una brava persona, avete visto che in tanti avevano un pochino questo debole per le donne. Anche lui, che le donne gli piacessero non era un mistero, in particolare si dice che abbia avuto una sorta di approccio di relazione con una donna molto famosa, una donna che segnò il cambiamento, la rivoluzione nel mondo della danza, e vi sto parlando di Isadora Duncan, che incontrò, trascorsero un capodanno insieme, poi pare che lei in un eccesso di baldoria addirittura gli abbia chiesto di sposarla, ma lui si sia defilato e abbia preferito andarsene fuori a guardare il tramonto. Per molti aspetti era un precursore, sicuramente lo era, lo abbiamo già visto poco fa, e aveva capito anche il potere del legame che c'è fra arte, politica e pubblicità. Amava moltissimo la guerra, abbiamo capito anche questo, tant'è vero che nel 1911 partì in Libia come corrispondente e i suoi scritti poi sono raccolti in un volume che si intitola La battaglia di Tripoli, se a qualcuno interessa. Ovviamente adora l'idea dell'Italia in guerra, consideriamo che siamo già abbiamo superato gli anni 10, poi c'è tutta la questione che riguarda l'ingresso o meno dell'Italia, sapete, interventisti contro neutralisti, c'erano quelli che volevano entrare, quelli che invece no, non volevano entrare assolutamente. Lui è ovviamente tra le schiere degli interventisti, quindi che fa parte in guerra, nel 1915 va a combattere in montagna, ma nel 17 viene ferito, fra l'altro viene ferito, penso, brutalmente, perché sta ferita è all'inguine, un pochino di male suppongo che gli abbia fatto, e viene ricoverato all'ospedale di Udine, dove rimane per diverso tempo. Quando finisce la guerra, 1918, comincia a sentire che forse
forse, questo futurismo può avere anche una connotazione politica, come vi anticipavo poco fa, ed è il motivo per cui viene pubblicato il manifesto del Partito Futurista Italiano, nel quale lui delinea l'Italia dei suoi sogni. E com'è quest'Italia? È un'Italia svaticanizzata, moderna, forse, anzi probabilmente anche libertina, pare essere anche un'Italia un po' socialista, perché lui parla di contratti di lavoro collettivi, 8 ore lavorative, suffragio femminile, che io questa cosa non è che l'ho capita tanto bene, perché nel manifesto del 1909 diceva che bisognava esaltare il disprezzo per le donne, poi dopo nel manifesto del Partito Futurista Italiano del 1918, cioè passa qualche anno, e è a favore del suffragio femminile. Non l'ho capita bene bene, ma comunque in quegli anni, sapete che comincia a livello storico anche un movimento importante che avrà una storia fondante, no? Per tanti anni della nostra Italia, e nel 1919, il 23 marzo, lui è presente all'atto fondativo dei fasci di combattimento, quindi inizialmente c'è un favore nei confronti del fascismo, sicuramente va riconosciuto, ma questo favore dura pochissimo, perché questo personaggio che abbiamo cercato di inquadrare, per quanto possibile, ma ripeto, i tentacoli gli escono da tutte le parti, quindi non si può fare, si era affascinato da certe idee del fascismo, probabilmente l'idea della guerra più di tutte, però Marinetti è più un anarchico che altro, e quindi i dettami del regime sono una giacca troppo stretta, non è che si può accomodare bene bene lì dentro, tant'è vero che ben presto, proprio per via di questo carattere fumantino e di queste idee, si allontanerà dal fascismo per poi riavvicinarsi in un secondo momento, ma non sarà mai un acclamato sostenitore, ecco, perché lui più che altro interessano le questioni legate alla poesia, alla letteratura, alla guerra, ma intesa in un senso letterario, più epico, più forse anche metaforico, allegorico, e poi gli interessa fare della sperimentazione. Per esempio, cari colleghi, io qui mi rivolgo ai colleghi in particolare, noi nei nostri libri abbiamo appunto tutti questi testi che usano molto le onomatopee, questo paroliberismo, ci facciamo giocare i ragazzi, bellissimo, ma qualcuno di noi ha mai pensato invece di partire dalla cucina futurista? Cioè, qualcuno di noi ha mai pensato di proporre agli studenti un percorso di approfondimento sulla cucina futurista? Perché secondo me è una cosa allucinante questa della cucina. Allora, nel 1931 pubblica un altro manifesto, perché i manifesti gli piacevano assai, che si chiama Manifesto della cucina futurista. In questo manifesto cerca di traslare i principi che erano contenuti nell'idea di base del futurismo alla gastronomia, ed esce fuori qualcosa di allucinante. Allora, per esempio, per lui la pasta asciutta, simbolo dell'Italia, ditemi che non è così, è un alimento antipatriottico e quindi dovrebbe essere assolutamente eliminato dall'alimentazione. Lo sapete perché? Perché il grano è importato, non è un prodotto locale, e quindi bisognerebbe riformare completamente l'industria alimentare italiana basandosi sul riso. Ecco, quando si parla di integrazione con l'Asia, noi pensiamo al riso e ci vengono in mente immediatamente, adesso, il riso alla cantonese, il sushi. No, non è così, assolutamente. Il riso è italiano, e quindi Marinetti sostiene che la pasta si deve cestinare e deve essere sostituita con qualche altra cosa, anche perché c'è pure una sua giustificazione di tipo proprio clinico, medico, e dice, parole sue: a differenza del pane e del riso, la pasta asciutta è un alimento che si ingozza, non si mastica. Questo alimento amidaceo viene in gran parte digerito in bocca dalla saliva, e il lavoro di trasformazione è disimpegnato dal pancreas e dal fegato, cioè praticamente pancreas e fegato sono in ferie, in permesso. Ne derivano fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo. Questa è bellissima. Cioè, neutralismo, capito? Obiettori di coscienza. Non è che a voi non piace la guerra, è che avete mangiato troppa carbonara, e quello è il problema, e perciò da lì siete neutralisti, perché il fegato e il pancreas non stanno lavorando bene. Ecco, ora, al di là di questo, io penso che partire da queste osservazioni potrebbe essere un'idea stupenda per un percorso
Pensate agli esami finali della terza media, ma che percorso potrebbe venire fuori? Oppure un percorso in un istituto alberghiero dove poi si deve presentare un progetto, vogliamo inserire la letteratura in qualche modo e mettiamogli la cucina futurista, ma guardate che cosa viene fuori, roba incredibile. Non è sicuramente l'unica cosa che sostiene, ce ne sono delle altre che sono bellissime, io ci insisterei ancora un poco. Per esempio, lui propone di abolire coltello e forchetta e ritiene che la cucina debba essere un'esperienza sinestetica, cioè mentre si mangia si devono associare delle cose come la musica, la lettura di poesia, i profumi. Ecco, da questo punto di vista potrebbe essere un'esperienza interessante e io credo che certi maestri della cucina gourmet, della nouvelle cuisine, abbiano pure provato a fare queste sperimentazioni in cui si associano, no, gli odori, poi il piatto, poi magari una musica di sottofondo, poi altre cose. Potrebbe venire fuori qualcosa di interessante. Si dedica a molte altre cose, oltre alla cucina, l'abbiamo capito, oltre alla cucina, al paroliberismo e a queste poesie che esaltano la velocità e il senso della guerra, si concentra anche sulla narrativa. Scrive 3 romanzi che sono precedenti rispetto al manifesto della cucina futurista, ma mi sembra il caso di citarli qui. Tra il 1919 e il 1920, mentre si avvicinava ai fasci, no, come abbiamo detto poco fa, scrive 3 romanzi che sono noti come Trilogia della Guerra. Questi 3 romanzi cercano di analizzare in qualche modo la commistione che esiste tra vita amorosa e vita militare. Il primo, per esempio, si intitola 8 anime in una bomba e rievoca eventi bellici alternandoli a illustrazioni erotiche. Poi abbiamo Un ventre di donna, quest'altro è un esperimento narrativo. Un'altra cosa che io non ho capito, allora, questo Un ventre di donna è un romanzo scritto a 4 mani, lui lo scrive con una scrittrice, insomma lui scrive questo libro a 4 mani con lei, in cui lui scrive la parte, fa la parte del soldato partito in guerra, mentre lei fa la parte della degente in ospedale che riceve le missive di questo militare. E da qua nascono degli scambi che vanno a intrecciare, a combinare come i pezzi dell'ego, non lo so, la guerra con l'amore. Io capisco, sapete, no, in amore e in guerra tutto è permesso, poi le schermaglie d'amore, ecco, queste immagini che associano un po' il campo di battaglia ai dissesti dell'ars erotica ci sono nella storia della letteratura, però non capisco come questo possa andarsi poi ad assimilare con il disprezzo per la donna e al tempo stesso poi invece col suffragio universale. Cioè c'è una grande varietà di idee e di incoerenze, però va bene così. L'ultimo poi di questa serie, ve lo dico tanto per conoscenza, si chiama L'alcova d'acciaio e anche qui è un'altra storia che va ad intrecciare questa antitesi fra vita militare e vita amorosa. Continua chiaramente in quegli anni a scrivere, a lavorare, a fare tanto teatro, tante volte queste opere gliele continuano a fischiare, va bene, altre volte piacciono. Negli anni 30 poi elabora il concetto dell'aeropoesia. Aeropoesia, mamma mia, devo dire che aeropoesia suscita, no, delle sensazioni, aeropoesia. E allora che cos'è? Ovviamente non ve lo sto neanche a dire, la teorizza nel manifesto, il manifesto dell'aeropoesia, perché lui deve manifestare qualsiasi cosa, cioè qualsiasi idea in testa deve essere contenuta all'interno di un manifesto, altrimenti ne è contento. Cosa dice? Che l'aeropoesia è una poesia nella quale tutte le sensazioni uditive, visive e tattili, quindi trionfo della sinestesia, dovevano riprodurre le caratteristiche del dinamismo degli aeroplani. Anche questo, ecco, molto spesso quando si parla di futurismo si fa riferimento alla velocità dell'automobile, ecco, l'automobile come emblema della velocità, del progresso, della rapidità del futuro. Ma guardate che tante volte questo è poi descritto forse anche meglio dell'automobile e dall'aeroplano. Passano gli anni, nel 1940 viene operato di ulcera duodenale e gli asportano praticamente metà dello stomaco. Sono anni duri perché sono gli anni della Seconda Guerra Mondiale, lui partecipa inizialmente non partecipa alle operazioni militari, anche perché c'è questa situazione qui, e nel periodo in cui viene ricoverato in ospedale ha una sorta di crisi spirituale, perché sono anni in cui si accosta alla religione cattolica e ai sacramenti. C'è pure questa fase qui di Marinetti, che nei libri non viene citata praticamente mai. Gli ultimi anni sono un po' complicati,
nel senso che la sua salute degenera, peggiora sempre di più. Lui nel frattempo si è sposato, nonostante avesse avuto vari flirt con tante donne, poi alla fine si sposa e infatti, poi muore proprio tra le braccia della moglie dopo un attacco di cuore che lo aveva lasciato particolarmente debilitato e una serie di crisi finanziarie. Quindi passa la sua vita, la fine della sua vita, praticamente in miseria, muore sul lago di Como a Bellagio, appunto fra le braccia della moglie. Che dirvi? Un personaggio sicuramente singolare, un personaggio sicuramente del quale non si può dire che tutto quello che ha fatto e detto possa essere osannato e apprezzato, ma da un certo punto di vista è un personaggio che andrebbe riscoperto, perché credetemi che nei libri, e ne ho consultati diversi per realizzare questo video, ne viene mostrata soltanto una parte o un certo pezzo, però andarlo a rivedere nella sua interezza mostra una figura che ha tanti lati e che forse poteva avere lo stesso peso di un D'Annunzio, solo che sapete, tante volte nella fortuna di un autore giocano tanti pezzi, poi no, ci sono tanti aspetti, quindi la critica magari e anche l'abilità personale, anche tanti altri aspetti hanno favorito un certo personaggio piuttosto che un altro, però dal punto di vista strettamente culturale, innovativo, direi che Marinetti ha portato qualcosa di molto forte. E quindi a questo punto io vi saluto, ma vi voglio salutare con un'ultima massima, perché me la sono lasciata alla fine proprio come chicca conclusiva, anzi direi come dessert, perché noi siamo tanto bravi a dare i voti, tanto, no, rinomati voti ai nostri alunni. Mi sono lasciata per ultima questa chicca, cioè una proposta culinaria avanzata da Marinetti, che è il carne plastico. Questo carne plastico consiste in una grande polpetta cilindrica di carne di vitello arrostita, perdonatemi vegani, ripiena di 11 qualità diverse di verdure cotte. Io, a proposito di voti, mi chiedo che voto gli avrebbe dato Alessandro Borghese. E vi ringrazio per essere stati qui con me e con Marinetti in questo nuovo appuntamento di Non era una brava persona. Noi ci vediamo prossimamente sul canale per parlare di libri e in futuro ancora con un altro viaggio nella vita di qualche altro scrittore o scrittrice italiana. Ciao!